Buongiorno a tutti ragazzi! Buongiorno! E ben ritrovati in questa nuova avventura con la compagnia del mio caro amico Marco. Siamo felici ed entusiasti di mostrarvi la nostra esperienza a Capo Verde. La Repubblica di Capo Verde è formata da un arcipelago di isole vulcaniche situate proprio di fronte alla costa africana, di fronte al Senegal, formando così la parte più occidentale dell'Africa. Abbiamo scelto proprio l'isola di Boavista perché è la più incontaminata ma anche la meno colpita dal turismo di massa. Il suo centro principale è Sal Rei, proprio dove siamo adesso, quindi Marco, diamo uno sguardo veloce che le grandi spiagge dell'isola ci stanno aspettando. Alle mie spalle possiamo vedere questa chiesa coloniale che rappresenta un po' il centro, il punto di riferimento di questa piazza. E infatti possiamo vedere tante persone che si accingono ad entrarci perché oggi è domenica, giorno di culto. Pensate che a Sal Rei ci sono solamente 5.000 abitanti ed è il centro abitato più grande dell'isola. Da queste parti si parla portoghese perché è un'ex colonia e la prima spiaggia che si trova poco fuori al centro è Praia Diante. Guardate che colori! Nonostante questa sia una spiaggia portuale, perché ci sono tante imbarcazioni, il mare è veramente molto limpido. Dopo una piacevole passeggiata di 20 minuti abbiamo raggiunto questa piccola chiesa che affaccia proprio sull'oceano, la chiesa di Fatima. Le notizie provenienti dalle nostre fonti sono state confermate, infatti la nostra prima impressione è che l'isola vanta la presenza di tanti territori disabitati dove si alternano ampi terreni a queste strade polverose. Tanta polvere e tanto deserto, ma noi abbiamo anche tanta fame, siamo in cerca di qualcosa di tipico, ovviamente qualcosa che riguardi il mare, quindi pesce. Abbiamo trovato questo ristorantino proprio sulla spiaggia di fronte al nostro appartamento che è laggiù e ve lo faremo vedere più tardi. Intanto ordiniamo, ci rilassiamo, facciamo il bagno, ci stendiamo. Abbiamo uno spiedino di pesce fritto, il pesce serra, il tutto accompagnato da riso e verdura, mais, carote e patatine fritte. Buon appetito! Come promesso vi facciamo vedere il nostro appartamento che si trova all'interno di un residence. Questa è la nostra umile ma felicissima dimora. Cioè ragazzi, questo è proprio lusso, mai avuto un appartamento con piscina. Voilà, vi presento il nostro appartamento, costato 17 euro a notte, guardate che lusso. Un appartamento nuovo con tanto di letto matrimoniale, mio caro amico Marco. Divano,
Qui c'è un balcone, c'è anche la cucina, c'è tutto, tutto quello che serve. La televisione che però non funziona. E un bagno extra lusso. Questa vita da viaggio ci distrugge, ragazzi. L'isola misura da nord a sud 31 km e da est ad ovest 29, quindi capite bene che è a misura d'uomo. Oggi con molta tranquillità ci dirigeremo direzione sud alla scoperta di due spiagge affascinanti che sono assolutamente da visitare. Praia de Chaves, ragazzi, dove l'oceano incontra queste altissime dune bianche sulle quali noi ci stiamo divertendo a camminare, saltellare, salire e scendere. Diciamo che non c'è tantissimo da dire, qui la natura ha veramente fatto il proprio dovere. Stavamo contrattando con un po' di persone per visitare l'altra parte dell'isola, ma ci siamo accorti che noleggiare un quad è molto più semplice ed economico. Siamo sicuri che questo nostro nuovo amico ci darà tante soddisfazioni. Ma dove siamo diretti, Marco? Un'albergo. Mangiare se shareo è un pesce grande, sta fatto tutto filete, buono mangiare pesce fresco e il nome è shareo. Che strada, ragazzi, 20 km di nulla. Qui siamo proprio nel deserto. Nel deserto assoluto c'è solo una cosa da vedere. Stiamo salendo questa montagna perché alle spalle c'è un faro, il faro Morro Negro. È la punta più a est dell'isola.
La cosa che abbiamo potuto apprezzare è questa scogliera che scende a picco sul mare, e inoltre anche durante il tragitto questo alternarsi di marrone, rossiccio, color sabbia, il tutto completato naturalmente da questo mare cristallino. Quella che vedete sono i resti di una nave portoghese che naufragò negli anni 60. Secondo testimonianze, l'equipaggio è riuscito a salvarsi raggiungendo la riva a nuoto. Infatti possiamo vedere la vicinanza della nave alla battigia. Nonostante il vento non sia l'ideale per fare il bagno, però il relitto e la bellezza di questa spiaggia è un'ottima soluzione per una buona passeggiata. Un prolungamento del Sahara nel cuore dell'Oceano Atlantico. È largo appena 1 chilometro ed è lungo circa 5. I venti oceanici, che sono detti alisei, trasportano in continuazione questa sabbia dal continente africano, depositandola proprio qui. Il risultato è un arcobaleno di colori con l'alternarsi di luci ed ombre, uno spettacolo. Cari amici, vi abbiamo raccontato in grandi linee quella che è stata la nostra esperienza in terra capoverdiana. L'isola di Boa Vista in particolare è un'isola perfetta per coloro che amano la natura selvaggia, il mare e gli sport acquatici. Con la visita pomeridiana al deserto le cose da vedere sono terminate. Infatti, come avete notato, le attrazioni ve le potete godere in 5 giorni, in totale tranquillità, no stress, sia un'autonomia che accompagnare da una guida locale. L'isola di Boa Vista è veramente molto affascinante, a me già sta venendo il mal d'Africa. Spero che questo video vi sia piaciuto e noi come sempre ci vediamo alla prossima avventura. Ciao!